Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa tutto dedicato a Natura Sì. Ultimamente sto acquistando un pochino più spesso sul sito di Natura Sì perché è diventato difficile, complicato fare la spesa e soprattutto alcuni prodotti io non riesco assolutamente a trovarli. Sembra che siano diventati quasi irreperibili e quindi mi sono organizzata diversamente. Ho riscoperto alcuni negozi dove magari prima acquistavo solo qualche volta, invece adesso sto acquistando un pochino di più. Comunque mi è arrivata la scatola con tutti i prodotti che avevo chiesto e adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Esattamente come la volta scorsa, ho preso di nuovo queste brioche integrali con farina macinata a pietra della marca Ecor. Queste mi sono piaciute tantissimo, soprattutto a colazione. Sono vuote, quindi io vado a mettere la marmellata in mezzo e sono per me, per il mio tipo di colazione, veramente fantastiche. Ne ho prese due confezioni perché almeno non sarò costretta poi a fare ordini troppo ravvicinati. All'interno ce ne sono 5, quindi in tutto ne ho 10. Inoltre io al mattino ne mangio solo mezza perché poi aggiungo anche i biscotti, aggiungo comunque altre cose, quindi per 20 giorni sono a posto. Poi ho preso una confezione da 700 grammi di passata di pomodoro biologica. Questa l'ho già provata, la utilizzo soprattutto quando faccio il sugo, magari il ragù oppure un semplice pomodoro basilico o anche quando faccio la pizza, magari vado a metterci sopra il pomodoro. Ovviamente in quel caso non lo utilizzo tutto, quindi magari ne utilizzo un po' per la pizza, un po' faccio il ragù, però è comunque un prodotto che mi è piaciuto. L'altra volta lo avevo provato e sono rimasta molto soddisfatta. Poi una confezione di marmellata alla ciliegia della marca Fior di Loto, questa è da 250 grammi, un pochino più piccolina perché noi siamo solo in due, la mangiamo solo a colazione, quindi voglio evitare che rimanga aperta per troppi giorni. Poi ho voluto provare un prodotto nuovo che io non avevo mai assaggiato e non avevo neanche mai visto, a dire la verità. È la frutta spalmabile, quindi diciamo che in un certo senso è marmellata biologica alla melagrana da 280 grammi. Mi incuriosisce tantissimo perché comunque è un frutto che mi piace, ma sotto forma di marmellata non l'ho mai provato. Poi un prodotto che è praticamente irreperibile o quasi in questo periodo è la farina. Quindi ho preso due pacchi di farina da 1 chilo, quindi in totale 2 chili di farina integrale della marca Ecor. Io utilizzo tantissimo la farina integrale, in tempi normali la trovo abbastanza facilmente, ma in questo periodo sembra che abbiano fatto tutti delle scorte di lievito, di farina, insomma cose che comunque prima io trovavo senza nessun problema e che adesso mi rendo conto che sono difficili da reperire. Quindi ho preso due pacchi di farina per fare un pochino di scorta. Poi io non ne utilizzo così tanta, faccio magari la pizza una volta alla settimana, faccio una torta ogni 15-20 giorni, quindi non è un utilizzo così frequente, però mi fa piacere comunque avere della farina in casa perché non si sa mai, perché magari mi viene voglia di fare qualcosa per cui mi serve la farina. Quindi mi sono organizzata e ne ho comprato due pacchi. Poi un pacco di grissini integrali all'olio extravergine di oliva. È un pacco di grissini abbastanza piccolino, però io ne mangio pochi, magari ne mangio giusto due, al massimo tre a cena o a pranzo per accompagnare il contorno piuttosto che la pietanza. Quindi insomma non sono una grandissima consumatrice di grissini, però mi fa piacere comunque averli a casa perché ogni tanto li consumo anch'io. E poi più o meno sempre per lo stesso utilizzo ho preso queste lì. Semi integrali di farro. Queste le avevo già provate, le avevo comprate in negozio l'anno scorso, mi erano piaciute tantissimo e adesso ho deciso di riprenderle. Sono praticamente dei cracker un po' più larghi, ve li faccio vedere se ci riesco. Ecco, praticamente sono fatti così, c'è un po' di riflesso, ma spero che vediate qualcosa. Sono dei cracker più larghi e un po' più lunghi, quindi anche questi esattamente con lo stesso scopo, dei grissini come accompagnamento al contorno, alla pietanza o semplicemente magari quando sto aspettando di cenare o di pranzare, se ho un po' più fame, magari comincio a mangiare qualche grissino, qualche cracker, qualcosa del genere, però sempre senza esagerare perché io comunque non mangio tantissimo.
tantissimi carboidrati, ne mangio abbastanza pochi, ma diciamo che quella piccola quantità comunque mi fa piacere. Questa è tutta la mia spesa da Natura Sì, non sono tantissime cose, però ho deciso di prendere solo quelle che mi servivano senza fare delle scorte eccessive. Poi quando mi serviranno altre cose farò un altro ordine. Fatemi sapere nei commenti se anche voi state acquistando ultimamente online, magari su questi siti che vengono un po' riscoperti quando, insomma, quando siamo un po' più in difficoltà con i soliti supermercati. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.